Insomma, io spesso mi siedo a terra, mi piace sedermi a terra, sono comoda, mi piace molto. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, eccoci qua, abbiamo pensato di fare il video. Lo vuoi dire tu? Perché mi vuoi dire? Con un nuovo video. What's in my fridge? Questa è la mia cucina. My Destiny, Dragon Ball. Adesso vi facciamo vedere, Max, dammi una mano. Facciamo vedere cosa c'è nel mio frigo. Allora, il mio meraviglioso frigo già l'avete visto nel video della Home Tour. E appunto è questo qua che mi piace tantissimo perché è chiaro, è proprio lo stile che si addice alla cucina, che è shabby chic. Adesso vi faccio vedere, dato che siamo tornati dalla spesa, abbiamo comprato tante cose, praticamente non lavorerò mai più così pieno, ho detto approfitto, faccio il video così mai grigio perché così me l'hanno chiesto in tantissimi. Allora guardate, super pieno. E qua dentro abbiamo lo scompatto, questo qua dei salumi e dei formaggi, dove abbiamo 80.000 tipi di formaggi perché Max è patito di formaggi. Max ha comprato 80.000 tipi di pecorini di tutte le regioni d'Italia praticamente, vabbè. Poi qua abbiamo anche un po' di pesa di tacchino, un po' di bresaola, che sono i salumi che io prediligo. E poi si chiude questo cestello e sotto abbiamo gli yogurt, che sono la mia passione. Cioè, praticamente spesa. Quello scomparto sopra è il mio posto frigo, mentre quello giù adesso inizia il suo posto frigo. Tutto via. Allora, gli yogurt, che adoro tantissimo, gli yogurt greco, lo sapete che li adoro, Fruyo. I miei gusti preferiti sono mirtillo, caffè, vaniglia, infatti li ho presi tutti, cocco, anche adoro tantissimo, e poi questi qua, i bianchi. Mi piacciono anche tanto, c'è anche il gusto stracciatella che adoro veramente tanto. Poi c'ho qua le olive bianche, nere, compro sempre olive bianche, olive nere, capperi piccolini e capperi questi qua. Io adoro questi capperi, io li chiamo capperi lunghi, sono proprio patita di questi capperi, li metto ovunque, infatti mia sorella mi odiava quando cucinavo a casa che li metteva ovunque. Poi c'è qua dietro una bottiglia di albume che io utilizzo tantissimo, sapete, per i dolcetti, per le cose, molto l'albume perché è molto proteico e ha zero grassi, quindi lo prediligo. Invece che sprecare i tuorli, utilizzo questo. Poi qua c'è un cosciotto di tacchino che ha voluto prendere Max, ma non ho idea di come cucinarlo, vabbè. Poi ci sono dei finocchi che io adoro tantissimo, i finocchi veramente tanto. Qua c'è un sugo di praticamente di bio, è un ragù di seitan che volevo tanto provare. Di solito io faccio in casa anche ragù di soia, di seitan, però ho detto vabbè, proviamolo. Posso questo. Poi qua a fianco c'ho le sottilette light, che non sono la cosa più sana del mondo, però a volte hai bisogno di qualcosa, non hai mozzarella per filare, e quindi utilizzo queste che almeno sono magre e non contengono particolari schifezze, insomma. Poi c'è delle carotine baby che adoro, piacciono troppo le carotine, le metto nelle insalate oppure le mangio così come snack, sono buone. Poi c'ho i gamberi, che questi qua li faccio anche con la pasta, tipo zucchine e gamberi, delle uova. Poi qua c'ho del salmone che io adoro tantissimo, questo salmone affumicato, questo in particolare, ma un po' tutti. Poi c'ho altre uova, ma se nel frattempo mi guarda un po' perplesso perché vi spiego perché, dimmi se è vero, perché tutta questa roba l'ha messa a posto lui e praticamente dice, ma praticamente stai scombinando tutta la roba che io ho messo a posto e dopo che ho messo a posto, già lo so, è vero. Facciamo il video come rimettere a posto il frigo. E tu metti a posto e io li prendo. Va bene. E lo metto a posto solo perché fai il video. Comunque, prima che si rompono le uova ovviamente in bio o da comunque da allevamento a terra. Ho un po' di salsa che è rimasta. Io utilizzo tantissimo questi contenitori chiusi perché non mi piace lasciare le cose nella latta, quindi chiudo i contenitori. Poi ho dei succhi. Questo è uno dei miei preferiti perché non ha zuccheri e conservanti aggiunti, ma anche questo qua, insomma, non c'è male. Ma io veramente non ci devo molti di succhi, li compro più per lui perché a me piace molto fare le spremute perché sono piena di arance, infatti come potete vedere ho arance e mandarini anche fuori dal frigo perché non ci vanno, perché mi piace tantissimo fare le premute al momento. Questo non so cosa sia, l'ha comprato lui, composta di zucca. Che cosa si fa con vicino al formaggio? Si mangia tipo un miele, come proprio un palato fine. Cioè, questo mio fidanzato non ce la faccio. Va bene, poi ci sono altre uova. Quante uova abbiamo comprato? Tante, va bene, perché è un cibo economico, no? E poi si fanno tante cose, quindi vabbè. Poi
pomodorini, ovviamente anche questi qua bio. Io per la frutta e la verdura mi regolo così. Scelgo cose di stagione, infatti i pomodorini in questo periodo non sono proprio buoni, vi dico la verità. E se trovo bio, prendo bio. Se non lo trovo, ovviamente non è che non lo mangio, quindi prendo comunque, insomma. Poi ho dei limoni che qua stanno nella busta, perché i limoni non li compriamo perché ce l'abbiamo sull'albero a casa dei miei genitori. Sapete che là ci abbiamo, qua poi abbiamo del pesce che abbiamo preso dei polipetti e dei merluzzi da fare, da cucinare. Un po' di formaggio vecchio, che io non lo compro mai quello nella busta, l'ho preso lui, io compro sempre quello da grattugiare. Del salmone, questo mi piace tanto, perché il salmone è un cibo che fa molto molto bene, è ricco di omega 3, omega 6, sostanze che fanno bene anche ai capelli, alla pelle, e questo è cotto a vapore ed è naturale, senza olio. Ovviamente il filetto di salmone fresco è meglio, però a mancanza di quello anche questo qua va bene, mangiato così o sulla pasta, in un'insalata, è molto molto buono. È sano, super sano e proteico. Un po' di rimasuglie di carotini a julienne, queste pure sono buone, le metto nell'insalata, sono molto molto buone. Una zucchina e poi qua sotto ciò queste qua che sono praticamente delle seitan, e questo è fatto da cereali, soia, varie cose. Queste qua ve le mostro spesso sul mio secondo canale, dove faccio i video degli acquisti al supermercato, shopping bio con mia sorella, quindi già sapete che mi piacciono molto queste due marche, e seitan e crocchette vegetali. Sono cose che ovviamente sono cose confezionate, quindi non bisogna farne un abuso, però io qualche scatola nel frigo me la tengo per qualche sera che magari non ho nulla, oppure vado un po' di fretta, non ho tempo, la metto nel fornetto e subito si cuoce. E poi qua sotto ciò un altro bel piatto con arance e mandarini, una confezione di zucchine, dei broccoli avanzati. A proposito, questi li dobbiamo mangiare, che questi stanno andando a male, se no si devono mangiare, va bene. E poi qua sotto ciò il reparto fresco, insomma, dove c'è la verdura. E qua c'ho lattuga. Io sono paghita di insalata, cioè mangio insalate anche più volte al giorno, a tutti i passi. Poi ho le carote bio, poi ho le cipolline, poi c'ho la rucola, poi ho gli spinaci, prezzemolo, le mele bio e le banane, ovviamente bio! No, non è vero, vi ho detto come faccio, come mi regolo. L'importante è che le cose siano buone e di qualità, e prendere anche cose abbastanza di stagione quando è possibile. Qua poi abbiamo un limone avanzato, questo è un dado bio, brodo vegetale, perché non uso quello là, cioè quello classico, insomma, che voi conoscete, perché quello contiene glutammato che fa malissimo, e invece questo qua, a parte che è bio, però è molto sano, non ha appunto ingredienti dannosi ed è in polvere, molto buono. Poi vabbè, limone, un formaggino avanzato che Max si è fatto la pastiglia perché era malato. Poi qua ho delle acciughe, una confezione di pesto avanzato, questo che è il mio amore, il mio più grande amore, tabasco piccante, peperoncino, che lo metto ovunque. Poi questa è la Coca-Cola, che fa male, non si dovrebbe mai bere, però ogni tanto non fa nulla. Poi dei funghi porcini secchi. Poi la ferrarelle, acqua ferrarelle, e il latte di soia, che questo qua è quello che sapete che io bevo la mattina alternato. Il latte di cocco dov'è? L'ho messo sotto gli scaffali della cucina. Allora aspetta, lo prendo, posso vedere, sennò... Il latte di cocco, perché volevo dire che di solito piace alternare o mischiare anche fra di loro questi due latte. Qua vabbè, ci sono altre cose, ma questo video verrebbe troppo lungo. Qualche altra volta vi faccio cosa c'è nella mia cucina, così vi faccio vedere tutto 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 da questa inquadratura così un po' bambinesca. Ma io spesso mi siedo a terra, mi piace sedermi a terra, sono comoda, mi piace molto. Vi mando un bacio grande, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao!